Un caro benvenuto ragazzi e soprattutto ben ritrovati in questa nuovissima puntata della rubrica Due partite al giorno con Alonso Gray Fox. Come state ragazzi? Tutto bene? Spero bene. Ci siamo salutati con una sconfitta che mi ha molto provato, sinceramente, sempre a livello di all'interno del gioco, per come è arrivata e ha influito un pochino però anche su quella che è stata la live, dove purtroppo sono arrivate altre due sconfitte che hanno un po' inficiato la nostra situazione in classifica. Tuttavia, sulla percentuale di vittorie siamo messi abbastanza bene perché abbiamo l'81%, però adesso è il momento di riprendere la streak positiva che abbiamo visto anche nelle scorse puntate, quindi dobbiamo scendere al più presto in campo. Ma prima di farlo, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, un commento, condividere il video il più possibile, far iscrivere più gente possibile al canale e soprattutto attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Questo video è uno sponsor ed è Instant Gaming, ma ve ne parlerò più avanti perché è il momento di rifarsi, è il momento di ripartire, è il momento di giocare assieme e darvi la seconda puntata di questa giornata. Siamo pronti e speriamo di inalerare, come si dice in turco-arameno, una bella vittoria. Fare un Road to Glory dove punti ad arrivare più in alto in classifica possibile è abbastanza stressante, sinceramente, perché comunque ti porta di base a dover rimanere sempre sul pezzo e come potete vedere ci stanno molti giocatori che stanno tryhardando di brutto. Quindi ragazzi, dobbiamo metterci sotto, però secondo me possiamo fare un bel percorso. L'importante è anche cercare di cambiare atteggiamento quando si perde, perché diciamo che sappiamo che le sconfitte, chiaramente su partite particolari, possono arrivare in situazioni particolari come problemi di connessione oppure una partita semplicemente dove l'avversario gioca meglio di te, quindi bisogna avere un atteggiamento diverso. Il problema è che quando tu ti poni un obiettivo in lungo periodo e basta un semplice inciampo per mandare tutto all'aria, si crea una situazione dove fai molta fatica poi mentalmente a pensare devo recuperare tutti quei punti. Invece non si deve ragionare in questo modo, quindi ho deciso di cambiare mentalmente strategia e pensare come vanno le partite nell'arco di una campionatura di 10 partite al giorno, in cui dobbiamo cercare di fare per rimanere comunque sia in classifica 9 pareggi, cioè 9 vittorie e un pareggio. Cioè, l'importante è che non arrivi una sconfitta e soprattutto che non si perdano punti con avversari che sono in una divisione più bassa. Quindi cerchiamo l'avversario e siamo pronti per questa puntata. Avversario trovato, ce l'abbiamo, è un 4 attacche, vediamo un pochino. Sì, divisione 2, qua dobbiamo spingere e salire al più presto. Siamo vicini al muro dei diciamo così 1800, però dobbiamo arrivare al più presto a 1900 perché come potete vedere stanno soffiando e piuttosto forte, quindi dobbiamo avvicinarci, diciamo così, il più presto possibile. A livello di formazione mi sto trovando molto bene con questo modulo e quindi continuiamo assolutamente con questo modulo. Intanto probabilmente avete sentito la notifica perché qualcuno si è iscritto al canale secondario. Non vorrei, oh mio Dio, sto vedendo una cosa che non mi piace per niente, cioè sta girando questa lettera, spero che non sia niente di particolare. Noi intanto ci dirigiamo verso il match. No, magari ha quittato l'avversario, ma spero che non sia caduta a me perché sarebbe clamoroso. È caduta l'avversario, fortunatamente. Allora andiamo semplicemente. Oh, capita anche questo. Abbiamo perso. È anche un po' il, come dire, il karma. Abbiamo perso una partita per un problema di connessione comunque che c'è stato nell'arco del match, che probabilmente sarebbe finita in pareggio oppure poteva andare diversamente. Adesso abbiamo questo dono dal cielo, quindi possono capitare anche queste cose, però dobbiamo mettere in conto anche che probabilmente ci saranno delle situazioni in cui salteranno la corrente, in cui non riusciremo magari a giocare, diciamo così, in maniera fluida, in cui appunto perderemo in quel modo. Quindi è un dare e un ricevere a livello di punti. Quindi questi punti ce li prendiamo assolutamente. Non è il massimo, devo essere sincero, non mi piace fare punti in questo modo, però è un qualcosa che non dipende da noi. Probabilmente l'avversario o ha quittato perché ha visto la posizione e ha detto neanche ci perdo tempo, ed è un errore perché comunque ogni partita può
finire in un modo piuttosto che in un altro, soprattutto in un gioco che ti dà molte possibilità di sviluppo di manovra. Ecco, perfetto, proprio questo a cui mi riferivo, e scripts. Oppure di base, ragazzi, sappiamo effettivamente che tutto può accadere, cioè è proprio un discorso lungo. Allora, andiamo a mettere, secondo me, guarda, io ho una chance a Lewandowski, visto che sta leggermente meglio, diceva, gliela voglio assolutissimamente dare, perché voglio masterare anche questa carta. E poi tra l'altro voglio rifare la build, perché forse è uno di quei pochi giocatori che ha bisogno di una sistemata. A livello di formazione, l'avversario si schiera con un classicissimo 4-3-3 con due trequartisti, di cui uno fa il CC, quindi quella che erroneamente il grosso della community definisce formazione meta. Non esiste una formazione meta, almeno nel senso in cui la community la definisce, ma esiste la formazione giusta in base al proprio stile di gioco, e poi chiaramente in base al proprio stile di gioco bisogna scegliere il giusto stile, bisogna scegliere le giuste istruzioni. Ci siamo, ragazzi, allora scendiamo in campo per questa partita dopo il ritiro da parte dell'avversario precedente, un ritiro un po' troppo affrettato, comunque bellissimo lo stadio del Boca Juniors. Ricordiamo che gli avversari, perlomeno, che stiamo affrontando in questo momento sono in divisione 2 o divisione 3, ma probabilmente sono anche avversari ex divisione 1, ma in generale sappiamo bene quanto la divisione conti veramente poco. Questo è un fallo disumano. Ecco, vedi, sono queste le animazioni dove mi aspetto che magari quando ci sono quei rigori dubbi, praticamente ci siano, cioè una caduta praticamente da parte del giocatore, perché tante volte vediamo dei rigori fischiati in maniera veramente strana a livello di animazioni. Ecco, perfetto. Partiamo benissimo proprio, eh? Perfetto, molto molto bene. Ecco, crossettino disumano ed è un attimo. Abbiamo provato anche noi col crossettino disumano, ma non abbiamo avuto lo stesso risultato. Allora, questa partita non deve rimanere troppo sotto l'1-0, perché altrimenti facciamo fatica. L'avversario si chiude e diventa un problema. Comunque, mi piace molto Bastoni con questo gameplay, lo vedo piuttosto in forma. Messi se ne va via. Continua la sua corsa. L'avversario fa tutta allora questi cross. Dobbiamo gestirla. Benzema, tra l'altro, ha fatto un movimento stupendo su quel calcio, su quel cross. Sembra quasi un calcio d'angolo buggato. È bellissimo sto passaggio, corri Cancelo. Bene. Avversario è buono, eh. Molto valido. Sta palla, c'è l'altra parte. Sinceramente non so perché mi ha dato KK, me lo aspettavo. Buttala dentro, Cancelo. Mamma santissima. Peccato, peccato. Però stiamo giocando bene, dai. Mi aspettavo la desse a Totti, sinceramente. Ci ha preso il palo poi Cancelo, manco il portiere. Ma era molto defilato, eh. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi, cosa mi sono mangiato. E poi magari arriva il gol di Totti da casino. Non ci credo! No, vabbè, raga. Ci
Non è vero, non è vero, non è vero, raga. Non è vero. Non è vero, non ci voglio credere. Brutta situazione, perché poi la partita si scripta, per quello che lo intendiamo noi. Dai, dai. Mamma mia, mamma mia. Incredibile, oh. Dobbiamo cercare di segnare in maniera facile perché altrimenti è un macello. Calma comunque, eh. Uno sul pezzo. Vabbè, questa era difficile da chiudere. Avanziamo. 32esimo, c'è tempo ancora. Bravo Paolino. Marquinhos ci ha chiuso benissimo qui. Interessante questa cosa che c'ha un frontale al centro e uno sviluppo al lato. Bellissimo Ricky, che gol! Bello, bello, alla fine l'abbiamo fatto nella maniera più complicata. Dai, 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 ritmo ragazzi, ci voleva. Ci voleva, ci voleva, meritato. Stiamo giocando bene. Probabilmente quel Cancelo sarebbe meglio se avesse taglio alle spalle e giro, però... Ci accontentiamo già di questa bella crocchetta che tiene. Abbiamo provato qui, dovevo fare altro. Siamo 1-1, quindi dobbiamo avere molta pazienza. Bravo, leva di fisico. Dobbiamo sistemare la build di Leva. Ne ha bisogno. Ne ha bisogno di un po' più di velocità. Minuto bug. Abbiamo il tempo per l'ultima azione. Buona Leva. Ancora, ancora c'è tempo per l'ultima azione. Qui. Qui però. Abbiamo fatto la svolta secca. Ma poi c'era subito un altro avversario. Va bene ragazzi, beh, diciamo che le statistiche parlano da sé. Con Totti ho sbagliato io, perché lui ha spostato il portiere sull'altro palo e quindi io avrei dovuto, dopo il super cancel, tirare facile sul primo. Però la squadra sta lavorando bene. Diciamo che avrei necessità che arrivasse qualche palla buona a Lewandowski. Però siamo sul pezzo. Niente. Classico movimento del collante che chiude questo tipo di palloni. Bravo, Lev. Fallo. Guarda, l'ha tuito subito. Tacci sua. Mamma mia. Beh, questa parata è buona, eh. Questa è buona perché è difficile. Lui ha fatto bene a tirare perché ho fatto finta di uscire. Tirato a giro, solitamente se esce e basta, è finita. Invece se lo sposti, ce la fai. Quindi siamo stati abbastanza bravi. Poi lui poteva avanzare, ma è cascato sulla finta di corpo. No! Non volevo darlo a Kakà. È arrivato dopo e l'ha preso. Bella sta palla! Boom! Bravissimo Totti, spettacolo. Bravo, bravo, bella sta palla di leva. Addirittura io la volevo dare a Kakà qua, eh. Però dobbiamo essere bravi a approfittare delle situazioni. La squadra sta giocando bene. Abbiamo rischiato però sull'1-1, eh. Non è finita, quindi l'avversario è sul pezzo. Siamo ovviamente più bravi in questo caso. Però, vedete, io tipo qua lo volevo dare alla punta.
L'assistenza corregge. Diciamo che è molto invadente quest'anno l'assistenza, soprattutto se giochi con un modulo abbastanza stretto. Comunque leva per la prossima puntata e rifaccio la build. Bravissimo, Kunde. L'avevi lavorato anche bene sto pallone, però. Perché ha un po' di difficoltà a girarsi, ha bisogno sicuramente di più dribbling e di più... Bravo Van Dijk, vince come un gol questo. Come un gol, bravissimo. Facciamo qualche cambio, raga. Assolutamente. Mira, resta ancora in campo. Voglio togliere KK perché ho bisogno di gente che lavori meglio il pallone. Qui facciamo entrare Sheva. Diamo contropiede ancoraggio su Digno. E contropiede a Sheva, ragazzi. È importante portarsi a casa la vittoria perché continuiamo a scalare. È molto molto importante, ragazzi. Fondamentale. Facciamo uscire il portiere, questo è un modo per annullare la sponda, che comunque secondo me è già stata abbastanza nerfata. Fanno qualcosina il giovedì, non cambiano il gioco ma fanno delle piccole correzioni che comunque influisce. Buona. Abbiamo fatto entrare anche Cruyff. Dai, è nostra, bravissimo. Questa è una carognata, eh. Questa è una carognata, ma efficace. Andiamo subito giù. E sono le cose che fanno i dettagli. Sfruttare bene le rimesse è fondamentale. Lì poi ovviamente anche quello è una cosa che può essere combattuta, nel senso che di base basta che lui si selezionasse il giocatore, continuasse a seguire più da vicino guardando anche il radar il nostro giocatore che si sta muovendo. No, io ho fatto una scivolata completamente inutile, meno male che lui ha tirato o ha crossato, non ho capito l'animazione sinceramente. Del rivedere Febio. Vamos. Ok, passiamo e via. Dai, una bella partita questa, mi sta piacendo. Sta piacendo perché stiamo giocando bene. L'avversario è anche in gamba. Dopo, per curiosità, anche se sapete quello che penso. Vedi, tipo un avversario del genere, se lo vedessi in divisione, che non è mai arrivato per esempio in divisione 1, cioè non direi, eh no, questo non è buono. Perché gioca bene, fa il suo. Cioè, bravo. Non è per niente male. È molto molto valido. Qua ha fatto un erroraccio però. Ma non penso che volesse darla lì. Però è molto bravo anche a muovere il portiere. Cioè è bravo su questi dettagli. Va bene, va bene. Andiamo così, rimaniamo alti. Continuiamo ad accorciare. Buona. Va bene, bravissimo Paolino, bravo. Tra l'altro con questa win, se la portiamo a casa, visto il generoso regalo che ci hanno fatto prima, dovremmo andare di base ad avere praticamente più di 1800 punti, quindi è uno step che abbiamo raggiunto. Qui c'è un bello spazio per Cancelo, eh. Quando hai tratto Sheva. Bravo. Madonna, Cancelo. Spettacolare. Spettacolare, Joao. Spettacolare. Oh, partita di Joao. Doppietta per lui, eh. Cancelo contro tutti. È stato aspramente criticato in live. Invece, vedi. Il buon Joao. No, è troppo bella questa carta di Cancelo. Qui ha perso un po' la zucca. Sensazione di prima,
e Sheva se ne affacce. E direi che l'abbiamo chiusa e ci possiamo rilassare per gestire poi le energie per una prossima partita. Assolutissimamente. Diciamo che devo sistemare certamente l'Eva, perché ha bisogno di un po' più di agilità nel dribbling. Ha bisogno un attimino di che ci si metta a mano. Però sono molto contento, perché era importante cercare di fare subito un buon filotto per rilanciarsi dopo quelle tre sconfitte, di cui due in live, che non mi sono proprio piaciute per niente. È importante per rankare, se hai un obiettivo bisogna perseguirlo assolutissimamente. Giocheremo tanti tanti match, ragazzi. Bravo Grife. 5 minuti di recupero. Ma secondo me l'avversario ti vuole far scorrere. Se trovo un avversario che poi non vuole più giocare, che tipo fa delle robe del genere, aspetto semplicemente, perché vuol dire che comunque gli basta così. Poi ovviamente appena ricomincia a rigiocare, come in questo caso, riprendo subito. Ma mo facciamo scorrere il tempo, perché secondo me è adatto e va bene così. Assolutissimamente. A posto. Sì, mo fischia. Bello questa giocata di Gigio, eh. Comunque Donnarumma is on fire. Ha fatto un paio di parate Sta partita micidiali. Adesso sono curioso di vedere come era piazzato in classifica questo avversario. Ripeto, per me in generale, anche proprio il discorso classifica è più un discorso contenutistico che stiamo facendo. Non è che conti molto, però è divertente. Allora, questo è il menu. È divertente perché già c'è poco da fare all'interno del gioco, almeno ci si dà un obiettivo. Visto? Sì, è stato un 149esimo, quindi cioè non mi sorprende. Si vedeva che aveva una buona mano, assolutamente. Ragazzi, direi che abbiamo chiuso egregiamente la giornata dopo essere partiti in maniera un po' particolare. Siamo praticamente a metà settimana. Penso che se riaggiornassimo la classifica, tra l'altro con queste due vittorie, avremmo scalato un bel po' di posizioni, ma lo vedremo comunque nella prossima puntata, signori e signori. E io non posso che parlarvi di Instant Gaming, il mio sponsor. Instant Gaming è un sito dove potete acquistare giochi a un prezzo veramente scontatissimo, potete trovare anche cards a un prezzo lievemente scontato, e se comprerete dal mio link in descrizione darete anche un grande supporto ai contenuti che faccio, dandomi la serenità per poterli portare in tutta calma. State comprando di nuovo i morti, e quindi vi ringrazio di cuore per la fiducia che mi state dando, e anche spero che vi stia aiutando a risparmiare qualcosina, perché Instant, vi ricordo, che è l'unico sito dove non si pagano commissioni. Quindi ragazzi, vi ricordo anche che ogni sera trovate la live per tutto questo mese del mio personalissimo Road to Glory, attacco quindi alla top 20, e vediamo se facciamo anche qualcosa di più. E vi ricordo ragazzi di iscrivervi su tutti i miei social, che se avete difficoltà col gioco potete contattarmi per una sessione di coaching. Ovviamente tutto a norma di legge, partita IVA e quant'altro, in privato poi concordiamo l'orario della lezione. Quindi io vi ringrazio di cuore, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, un grosso braccio, ci vediamo al prossimo contenuto targato Alonso Grey Fox. Bello!